Eccoci qua, ben ritrovati. Questa è la rivista nuova di Runners e Benessere del mese di marzo, appena uscita con l'inquadratura, la copertina dedicata al Mugello che ha ospitato la manifestazione con il podismo che è entrato dentro al circuito del Mugello per la prova del mese scorso. Grande immagine, grande suggestione. Oggi cominceremo con l'atletica e poi avremo la mezza di Scandicci e tante altre presentazioni, tante altre novità. Possono partire le immagini dell'atletica. Abbiamo il presidente della FIDAL Toscana, Alessio Piscini, insieme a lui Renzo Avogaro, il delegato tecnico regionale, fiduciario tecnico regionale toscano. Siamo alla seconda gara indoor, la seconda manifestazione assoluta indoor, con subito Francesco Muller, vincitore del triplo che vediamo in queste immagini. Allora, presidente Piscini, l'atletica intanto è la benvenuta nella nostra trasmissione, una collaborazione che sta cominciando e chissà cosa comporterà. Sì, intanto colgo l'occasione intanto per ringraziare Toscana TV e Fabio Fiaschi, perché spero che questi appuntamenti con l'atletica siano sempre più frequenti e siano proficui per entrambi. Il titolo della trasmissione è Atletica e Podismo, per cui penso sia importante che anche l'atletica abbia un suo spazio all'interno della televisione. Oggi siamo venuti a presentare le immagini del nostro tradizionale impegno indoor al Pala Mandela. Ormai è 30 anni che riusciamo a montare la pista indoor dentro il Pala Mandela, che è sempre più impegnato ovviamente in manifestazioni di tanti generi. Difendiamo con le unghie e con i denti questo appuntamento perché ci piace, perché Firenze resta sempre un classico delle indoor in Italia. Quest'anno infatti nella manifestazione, poi lo vedrete, ci sono stati anche risultati di ottimo livello con atleti che vanno oltre alla regione, addirittura anche in atleti internazionali. Il salto con l'asta ha visto la Dos Santos, che è un'atleta brasiliana. Io mi auguro, lascio il commento tecnico al fiduciario regionale Renzo Avogaro, che è molto più adatto di me e sicuramente ha anche seguito con più attenzione tutte le gare. Io vi dico che è stata una bellissima manifestazione, molto partecipata, i numeri parlano da soli. Questa è la seconda giornata, sono i campionati toscani, sia nella prima che nella seconda giornata ci sono state gare con oltre 70 iscritti. Anche abbiamo visto i nostri migliori atleti che si preparano sia per gli eventi indoor, poi i nazionali, i campionati italiani ci sono stati a Ancona e oltre qualcuno anche per i mondiali prossimi venturi, ma abbiamo visto anche i nostri ragazzi, soprattutto nelle gare giovanili che saranno oggetto della prossima trasmissione, che combattono e fanno vedere quanto è vivo questo movimento. Esattamente, questa è la finale della gara dei 55 ad ostacoli con Silvia Zecchi dell'Atletica Prato, che se la giudica in 8:25, Renzo Avogaro, tanti record già battuti nel corso di queste manifestazioni che abbiamo visto finora, e l'atletica toscana che è viva più che mai. Certo, il movimento a livello giovanile è un movimento estremamente interessante. Faccio soltanto un numero significativo. Questo, scusa se ti interrompo, è uno dei record, è proprio quello di Mattia Contini. Contini del Runners Livorno. Esatto. Comunque è uno specialista di 400 ad ostacoli, è stato nazionale, ha fatto i campionati europei, si è piazzato anche abbastanza bene. Si è sfiorato la finale, proprio il primo degli esclusi. Primo degli esclusi nella finale dei campionati europei. Stavo dicendo, una cosa importante per l'atletica toscana sono le attività di mini raduni, che addirittura, tanto per dare un'idea, da ottobre a febbraio abbiamo già fatto in tutte le specialità 35 raduni, quindi il meglio dell'attività giovanile, in particolare le categorie cadetti e allievi e anche qualche junior, sono stati testati e è stato portato avanti un programma di allenamento in vista non tanto delle indoor, che è un'attività molto veloce, nel senso che in un mese e mezzo si risolve completamente, ma per quanto riguarda l'attività, all'aperto, molto più interessante.
Intanto abbiamo visto appunto Contini che nella finale non si è migliorato, 7,57 invece in batteria, il record sia promesse che assolute dei 55 ad ostacoli. Invece siamo qui con i 55 metri piani al femminile, vedremo la finale anche dove sarà vincente Irene Siragusa con 6,93. Con 6,93, che tra l'altro grande protagonista nelle gare ai tricolori, sia promesse che assolute, con insomma sia la gara dei 60 ma anche nei 200, nei 200 ha avuto, che è la sua specialità, sì. Esattamente, qui vediamo proprio le gare di finale, di batterie finali che si susseguono. Nella finale Siragusa 6,93, che è prima assoluta e prima promessa, eccola qua, la portagloria dell'Atletica 2005 di Siena, che ha sfiorato, non c'è riuscita, poi la sentiremo in un'intervista, il record di Erika Marchetti, che era una partente imbattibile nei primi metri, no? Quindi era difficile questo record. Una specialista delle indoor, sì. Specialista delle indoor, poi si allungava anche ovviamente nei 100, ma naturalmente il suo record è di grande valore, e comunque la Siragusa, pur specialista nei 200, l'ha quasi raggiunta, 6,93. E adesso andiamo con gli uomini che stiamo per vedere, con le tre finali, dalla finale C, finale B e finale A. La vittoria sarà di Cioli, 6,50. Poi ci sono anche, no, Renzo, i titoli junior e promesse che vengono assegnati. E spesso succede che qualche junior di grande valore addirittura vinca il titolo assoluto. Sì, ora non è successo qui. Non è successo in questo caso. Comunque c'è un ottimo piazzamento, se non erro, dell'Atletica Prato. Alessio Mazzola, secondo. Alessio Mazzola, che sarà uno dei partecipanti al prossimo domenica, la rappresentativa junior, allievi junior a Modena, dove ci incontreremo con altre 7-8 regioni minimo, e di conseguenza, portando la nostra rappresentativa, speriamo che questi allievi junior abbiano uno stimolo maggiore per portare avanti il nostro discorso, perché vorrei fare un inciso. La Toscana è forte come reclutamento, ragazzi, cadetti, un pochino meno allievi, un pochino meno junior. Bisognerebbe cercare di riuscire a tenere di più queste categorie, perché sono estremamente importanti, perché non possono rimanere soltanto quelli che raggiungono determinati risultati, tipo ad esempio il Contini di Livorno. Ma sarebbe interessante portare avanti un discorso pluriennale per raggiungere un risultato di maggiormente di massa. Ok, questa intanto è la Visibelli, che ha vinto il salto in lungo con 6,12. Con 6,12. Poi anche la medaglia d'argento ai campionati italiani assoluti, con dietro di lei Ilaria Cariello, 5,95, diventata famosa perché ha raggiunto il ladro, no? Ha acchiappato un ladro. Ha acchiappato un ladro, sì. Che è piuttosto tonica come ragazza. Esattamente, perché ha inseguito questo ladro, aveva visto, certo, questo furto, e da lì è diventata famosissima. Ma per l'Atletica è sempre stata una delle migliori in Toscana, si contraddistingue dai calzettoni diversi, no? Quando gareggia, uno bianco e uno verde. Comunque sia, una ragazza in gamba. Questo invece è il peso, Federico Biconcini, 13,63. Nel peso abbiamo un atleta davvero emergente. Noi vorrei dire due parole su Fabbri. Leonardo Fabbri, appunto. Ad Ancona è andato molto vicino a fare qualcosa come 20 metri. Purtroppo è andato sulla fettuccia, di conseguenza. Sì, c'era questa piccola polemica sul come era costruito, sì, il settore, che non era. Secondo proprio il tecnico Grossi e il tecnico Tirinnanzi, il settore era troppo stretto. Esattamente. Comunque, diciamo che l'attrezzo per far capire ai nostri telespettatori si è impattato nella barriera che delimitava il settore, ma ovviamente in proiezione sarebbe andato molto lontano. Certo. Quest'anno ha cambiato stile. È passato dall'O'Brien, è passato allo spin, al lancio rotatorio, e ho visto che comincia a inquadrare il lancio. È un atleta che senz'altro potrebbe portare avanti la storia del peso fiorentino dopo Meconi, Montelatici, Andrei. Vediamo se viene fuori un nuovo lanciatore di peso di alto livello.
grandi nomi che hai citato, questi sono gli 800 invece con... Sì, una sfida tra l'esperienza e la gioventù, cioè, esatto. Cassini è giovanissimo. Cassini Junior, che è questo che è davanti, che poi lo molla, e Tommaso Lisa, che invece ha vinto il titolo anche l'anno scorso, insomma, molteplici titoli sia all'aperto che alla... che ha coperto, e quest'anno è stato battuto però. Vorrei dire una cosina semplicissima su Lisa. Certo. Non ci dimentichiamo che Lisa il giorno prima ha fatto i 400, esatto. Mentre Cassini non ha fatto i 400. Era più fresco. Per cui era piuttosto più fresco, oltre a essere più giovane. Esattamente. Okay. Tra l'altro un 400 combattutissimo, con una volata a 4 davvero serrata. E comunque 1,56 e 16 per la cronaca, e... Bellucci Bag secondo, primo juniores, tra l'altro 1,57,70, Cassini è allievo, tra l'altro lo vediamo là, e Lisa è terzo in 1,59,56, tra l'altro particolarità, no Renzo, 160 giri la pista, molto corta, curve strette, paraboliche, difficilissima da correre. Difficile correre gli 800, i 1,500, si parlava prima, 1,500 creano sempre problemi, perché se c'è un numero troppo elevato di atleti è difficile rendersi conto quanti giri mancano. Esatto, anche per i giudici. Devono essere molto abili i giudici. Questi sono invece gli 800 al femminile, dove Sara Donati, la vediamo subito in testa, la portacolore del Cuspisa Atletica Cascina, vincerà in 2:19:48 davanti a Sofia Carnasciari della Sestese femminile, Rebecca Grifoni terza juniores dell'Atletica Futura in 2:29:63. Questa la conclusione con la Donati, che poi ha festeggiato con una particolare con i compagni di squadra, con un particolare striscione abbastanza simpatico, ironico. E questa è la premiazione proprio degli 800. Vedremo, così anticipo, i 3000 con Maurizio Cito, che vincerà, uno dei nostri abituè, perché lo vediamo spesso nelle gare podistiche, vincerà in 8:42:81, e poi Sabrina Fortunati nei 3000 donne, che tra l'altro juniores, vincerà in 10:49:35. Così parliamo un po' in conclusione anche di quello che è successo domenica a Campi, corsa campestre, lo Cito vedremo. Ha vinto di nuovo. Dove Cito ha vinto il Grand Prix, e poi cosa succede, lo chiedo anche ad Alessio Piscini, adesso dove la stagione indoor, almeno in Italia, oltre al meeting di cui abbiamo parlato adesso, e poi c'è anche il triangolare internazionale, insomma, non è ancora finita, ma poi ci proiettiamo già. No, non è finita, poi abbiamo le rappresentative, quest'anno c'è stata anche l'apertura della pista di Genova, per cui la stagione indoor è stata particolarmente... Padova anche ha inaugurato. Padova, e Genova è, oltretutto è in collaborazione anche con noi, per cui la stagione indoor è stata particolarmente intensa, e lo sarà tuttora, ci sono anche mondiali ovviamente. Poi il 9... A Vicenza ci saranno i campionati italiani di corsa campestre, e solitamente le società toscane fanno sempre una gran bella figura, anche grazie al movimento di corsa, al movimento podistico che c'è in regione. Per cui in questo momento abbiamo questi due step nel mese di marzo. Poi da aprile cominceremo a pensare alla stagione outdoor, che come sempre si preannuncia ricca di eventi, e sin dall'inizio, dai tradizionali meeting della nostra regione, e dal Multistar che si terrà a Firenze il 2 e 3 di maggio. Allora, Renzo Avogaro, qualcosa abbiamo detto sulle prospettive future, qualche nome l'abbiamo fatto, ne sarebbero... E anche una nazionale juniores, esatto. Abbiamo due maschi e due femmine in nazionale. I maschi sono Cassano nei 60 metri dell'Atletica Firenze Marathon, e l'altro è Scantamburlo negli 800 metri dell'Atletica Grosseto Banca di Maremma. Poi fra le donne abbiamo la Furlani nel salto in alto, e 1500 metri abbiamo l'Aprile. Esattamente, queste saranno le nostre portacolori toscane in nazionale. Allora, adesso ci vediamo le interviste proprio a Siracusa e a Cassano, coloro che hanno fatto i migliori risultati tecnici in questa giornata. Contini. Irene Siracusa, Atletica 2005 Siena, ieri vincitrice dei 200, campionessa toscana sia assoluta che promesse, oggi si è ripetuta nei 55 metri.
con quasi il record toscano storico che appartiene a Erika Marchetti, che tu insegui da tempo. Davvero, mi dispiace tanto di non aver fatto il record toscano, ci puntavo oggi, però comunque ho fatto una bellissima prestazione, 6,93 penso sia la seconda prestazione italiana promessa di sempre, quindi non mi posso lamentare, diciamo così. Non ti puoi lamentare anche perché hai trovato grande continuità, già l'anno scorso eri stata campionessa sui 200 toscana, ma poi sono arrivate tante altre cose, la maglia azzurra, la medaglia d'argento, che è quella che risalta di più nella 4% agli europei promesse, ma poi tante altre soddisfazioni in azzurro. Sì, sicuramente l'anno scorso è stato un anno pieno di risultati e ne sono molto soddisfatta, a partire dalle indoor e comunque appunto alle outdoor, che abbiamo fatto la migliore prestazione italiana promessa sulla 4%, e poi ovviamente aver partecipato ai mondiali di Mosca è sempre bellissimo con la nazionale maggiore. Nazionale maggiore che passa così in secondo piano perché magari il risultato non è arrivato, ma è sempre una nazionale assoluta ai mondiali, grande soddisfazione, grande gioia, grande atmosfera. Che cosa hai provato in quei momenti, in quei giorni? Sicuramente è stato bellissimo, perché trovarsi accanto a così tanti campioni di livello internazionale, cioè, mi sono trovata di fronte a Usain Bolt, un colosso di quasi 2 metri, insomma mi sono sentita un pochino, però essere lì vuol dire già essere qualcuno, quindi sono contentissima. Allora, che prospettive ci sono per questa chiusura di stagione invernale, per questo quest'estate che arriva? Allora, insomma, questo fine settimana parteciperò ai campionati nazionali assoluti, cercando di migliorarmi sui 60, magari prendendo una medaglina anche a livello assoluto, e poi ovviamente punterò a stagione outdoor a fare 100 e 200 e ovviamente campionati italiani di categoria. Poi ci dovrebbero essere i giochi del Mediterraneo Under 23 e poi ovviamente gli europei di Zurigo. Programma ricco che verrà espletato anche grazie al contributo della tua società, dei tuoi allenatori. Sì, certo, grazie alla mia allenatrice Vanna Radi, che mi ha seguito comunque fin dal 2009 e mi ha accompagnata appunto anche l'anno scorso a Tampere, dove ho comunque raggiunto una finale a livello europeo, la prima della mia carriera, quindi sono felicissima, spero sia felicissima anche lei, e comunque grazie anche alla società che cerca di sostenermi in qualche modo. 55 ostacoli, 7,57 in batteria, il record toscano promesse e anche assoluto per Mattia Contini, livornese, era reduce da un infortunio, era una grande promessa, è tornato ad essere una grande realtà dell'atletica toscana, ha convocato quest'estate agli europei Under 23. Come festeggi questo titolo toscano doppio, promesse e assoluto con record? Beh, sicuramente questo record non me l'aspettavo, in quanto sì, ho preparato gli ostacoli alti, ma le indoor per me sono sempre state una gara intermedia per poi arrivare alle outdoor sostanzialmente, e quindi sono felice, ma penso sempre di poter migliorare, ma soprattutto punto tutto sui 400 ostacoli, che rimangono comunque la mia specialità di punta, possiamo dire. Effettivamente dai 400 ostacoli ai 55 ostacoli c'è una bella differenza. Tecnicamente comunque sei ad alto livello anche nella distanza corta. Sì, sono andato abbastanza bene ai recenti campionati italiani di categoria. Finalista. Anche se ho avuto qualche problema in finale con la scarpa, comunque ci sono abituato. Sostanzialmente ora dovrò andare a questo fine settimana a quelli assoluti e vediamo di fare un po' meglio. La tua società e la Libertas Atletica Runners Livorno, il tuo allenatore, che cosa vogliamo dire? Festeggi con loro anche questa ritrovata maglia azzurra di quest'estate. Certo, sì, voglio ringraziare tutta la mia società che mi è sempre stata vicina anche nei momenti appunto bui dell'infortunio, e mi hanno aiutato con fisioterapia, mi sono sempre stati dietro e per questo li voglio ringraziare. Senza di loro non ci sarei mai riuscito poi a fare il minimo per gli europei e a fare il grande risultato che ho fatto la scorsa stagione. E noi cambiamo argomento, andiamo su uno spartito più consueto per quanto riguarda i nostri telespettatori, andiamo di nuovo a parlare di podismo con un'anticipazione, anzi una doppia anticipazione, con le immagini, perché presenteremo sia la mezza maratona di Lucca, prima edizione, che la 38esima marcia delle ville a Marlia. Abbiamo qua gli organizzatori di queste due manifestazioni, di questi due eventi. Cominciamo con Moreno Pagnini, presidente della Lucca Marathon, a cui chiedo subito il perché di questa scelta di far entrare anche la mezza maratona. Il perché è intuibile, perché lo spettacolo e lo scenario in cui si corre
è qualcosa di importante, di bello, però insomma vogliamo sentirlo dalle sue parole, come è nata l'idea di mettere dentro anche la mezza maratona a Lucca. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Niente, la mezza maratona abbiamo sentito in diverse occasioni l'esigenza di avere un evento di questo genere con un percorso ridotto che potesse accogliere anche il favore dei podisti che usualmente magari la domenica fanno i loro 15-18 chilometri e avevano interesse a poter correre una mezza maratona. La mezza maratona a Lucca ci è sembrato il coronamento naturale di un percorso che vede la sesta edizione della maratona e quindi poteva essere il momento di preparare, di presentare la prima mezza maratona. La prima mezza maratona che si correrà quest'anno il 4 maggio e diciamo che è stata una scelta, una decisione che è venuta anche di concerto con l'amministrazione comunale che ci sta supportando e che ci sta sorreggendo nelle nostre iniziative, che ci ha chiesto in pratica di avere un altro evento in cima alla stagione turistica e quindi abbiamo ritenuto il fine settimana a cavallo del 1° di maggio come il fine settimana ideale per poter mettere il nostro evento della mezza maratona. Quest'anno sia la mezza maratona che la maratona sono inserite nel programma triennale, cartellone triennale che l'amministrazione comunale ha fatto di promozione della città con vari eventi, Lucca Comics and Games, il Summer Festival e altri eventi, circa una quindicina di eventi in tutta la stagione per incrementare appunto e per poter vendere tra virgolette il prodotto Lucca sia in Toscana, a livello nazionale e soprattutto a livello internazionale. Ci aspettiamo un po' di numeri, abbiamo un target intorno ai 1500 partecipanti, vedremo quello che ci riserverà le iscrizioni, insomma per ora stanno cominciando ad arrivare, abbiamo fatto una buona promozione sia sulla mezza maratona che sulla maratona. Vediamo, ci sono tante iniziative, abbiamo l'Expo di 2-3 giorni a Villa Bottini, offerto sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale, circa il percorso poi parlerà il nostro socio Andrea Lorenzetti, comunque il percorso sarà un percorso veloce, vorremmo avere dei buoni risultati, intorno a 1:03 sul maschile, 1:13 sul femminile, insomma stiamo cercando di contattare dei buoni corridori, quindi niente, invitiamo chi ha voglia di passare una buona domenica sulla distanza dei 21 km e rotti a Lucca il 4 maggio e chi vuol visitare il nostro Expo che sarà un Expo in linea con quello della maratona con una serie di eventi collaterali che potranno interessare le persone che lo potranno partecipare grazie anche all'aiuto del nostro sponsor Diadora che credo potrà portare un suo testimonial che è Salvatore Bettiola a correre la mezza maratona in uno scenario che l'ha visto vincitore qualche anno fa, una ventina d'anni fa, sulla distanza di 10.000. Passo la parola a Andrea Lorenzetti che ci potrà spiegare il percorso che forse agli appassionati della mezza maratona è la cosa che più interessa. Ringrazio di nuovo e passo la parola a Andrea. Perfetto, autogestito. Allora, il percorso ce lo dice giustamente Andrea, queste voglio sottolineare, adesso siamo passati alle immagini della edizione dello scorso anno della marcia delle Ville Marliesi, quelle in precedenza erano invece le immagini della maratona di Lucca dell'anno scorso. Allora, Andrea, il percorso tra l'altro lo descrivete, lo descrivono già le riviste specializzate, davvero veloce, bello, si parte sopra le mura, si arriva alla Villa Bottini, dove c'è anche un po', mi sembra di capire, il quartier generale, un po' di tutto. Sì, esattamente. Sì, il percorso si parte da sopra Porta Elisa, sopra le mura, e per circa 3 chilometri saremo sulle mura, per scendere da Porta Santa Maria, nella zona del Giannotti. E lì poi andremo sulla circonvallazione, che la percorreremo interamente, sul lato interno, per cui verrà predisposto un senso unico sul lato esterno, per cui le macchine saranno sul lato esterno e faranno il senso unico, e gli atleti saranno sul senso interno, quindi senza avere macchine, se non quelle che per forza dovranno entrare in città, quindi sperando che siano il meno possibile. Per cui sarà interamente veloce, perché è velocissimo il percorso. Per poi entrare dentro la città,
fare via Fillungo, che è la via centrale della, della nostra città, e poi riandare verso Porta San Gervasio, dove ci sarà l'arrivo, e lì saremo a circa il 10° chilometro. Poi ritorneremo sulle mura e rifaremo esattamente il secondo giro, per cui sarà un percorso veloce, pianeggiante, se non la salita sulle mura, che poi anche è una delle meno ripide, per cui si aspettano tanti atleti per poter partecipare. Ecco, passeggiata abbinata, che si chiamerà le vie dell'acqua, passeggiata sulle vie dell'acquedotto che di Lorenzo Nottolini, che da Guamo arriva fino a Lucca, quindi ci sarà un'iniziativa di un gruppo che seguirà questa iniziativa, che è molto interessante. Tra l'altro con guide che spiegheranno le particolarità. Sì. E qui allora passiamo con le immagini, siamo già passati con la didascalia invece anche di questa edizione numero 38 della Marcia delle Ville a Marlia. Abbiamo già parlato nelle scorse, in altre trasmissioni, di questa suggestione di questo evento. Ruggero Taddeucci, il presidente della Marciatori Marliesi, che è anche socio della Lucca Marathon. Sì, buonasera a tutti. Le immagini che già da qualche minuto scorrono credo che siano la miglior presentazione del nostro evento sportivo. 38esima edizione, quindi 38 anni che questa marcia esiste, una marcia che, come sapete tutti, è cresciuta a dismisura negli ultimi anni, fino a toccare 2 anni fa, nel 2012, quota diciamo 13.000, poi in realtà nessuno è riuscito a contarli. Purtroppo nel 2013 abbiamo avuto la pioggia, ci riproviamo quest'anno, il 27 di aprile, ci auguriamo che il sole ci assista, e ci saranno le ville, non mancherà niente, i percorsi sono confermati, le ville dovrebbero essere tutte confermate, ristori, tutto quanto. Quindi vi invitiamo a partecipare, perché la Marcia delle Ville è sicuramente un'esperienza unica per quanto riguarda il panorama podistico amatoriale, ludico della Lucchesia. Quest'anno ci sarà una piccola particolare logistico, una piccola problematica, questo ci impone di fermarci a 12.000 iscrizioni, quindi noi saremmo molto ben lieti di ricevere 12.000 persone, però diciamo che di più non potremo accoglierle. Colgo l'occasione per dire che si correrà sabato 26 invece la seconda edizione della Marilla Run. È una gara competitiva, abbiamo fatto l'esordio lo scorso anno con la prima edizione, è inserita nel criterio podistico, è una gara, come detto, agonistica, competitiva, chilometri, e di 10 chilometri, sì, sono circa 10 km 300 metri. Lo scorso anno, ovviamente sempre sotto la pioggia, ha avuto un discretissimo successo. Ci auguriamo che quest'anno possa avere e confermare il successo dello scorso anno, e perché no magari avere anche qualche atleta in più. Niente, non mi resta quindi che invitarvi a partecipare il 26 alla gara, alla seconda edizione della Marina Run, e il 27 alla 38esima edizione della Marcia delle Ville. Non mancheranno l'Expo, non mancheranno le attività collaterali che hanno sempre contraddistinto la nostra manifestazione. Anticipazioni preziose, altre anticipazioni adesso in questi consigli, poi torneremo qua. L'arte della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine. Un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate, lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica. Gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta.
Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consulta per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! E allora, prima di andare a Scandicci, un'anticipazione ancora, perché c'è la gara domenica a Campi organizzata dall'Atletica Signa. Massimo Cerbai. Sì, buonasera a tutti, sono il presidente del gruppo Fratres Donatore di Sangue che insieme all'Atletica di Signa organizza il terzo trofeo Vivi la Fratres 2014. Quest'anno anche affrancato con altre due manifestazioni per il trittico della Piana di Campi Bisenzio e Signa, che sono il Memorial Catarzi e il Demi Marathon. Uno a giugno e un altro ad ottobre. Sono 11 km completamente pianeggianti sul territorio di Campi Bisenzio, competitivi, mentre altri 3 saranno non competitivi, sempre però sul territorio, accorciando chiaramente la corsa competitiva. L'anno scorso ci sono stati circa poco più di 200 partecipanti per essere la seconda edizione, 100 l'anno prima. Speriamo di poter riavere lo stesso numero di partecipanti, il sole l'anno scorso ci baciò, speriamo che ci baci anche quest'anno. Partenza, logistica, punto di arrivo? Partenza alla la sede della Misericordia di Campi Bisenzio di via Saffi, zona S lunga per chi conosce Campi Bisenzio, arrivo lì sempre dallo stesso posto a circa 100 metri di distanza nella villa di proprietà della Misericordia. Quindi l'Atletica Signa, per raccogliere le iscrizioni e quant'altro, diamo qualche riferimento? Sì, ci sono sul volantino ci sono dei numeri di telefono e sono anche quelli dell'Atletica di Signa. Potete scrivere anche all'email del gruppo Fratres Campi Bisenzio, che gruppo Campi Bisenzio @fratres.eu. Chiaramente le iscrizioni poi ci sono la domenica mattina, la partenza è prevista per le ore 9, quindi verso dalle 7:30 ci siamo noi, ecco. Benissimo, benissimo, e questa è una gara che copriremo ovviamente con le nostre telecamere, e altre gare che copriremo sabato 1 marzo Firenze Urban Trail, corsa di 12 km con obbligo di lampada frontale, partenza alle 21 infatti questo sabato. Domenica 2 Fucecchio, la classica nona edizione della mezza maratona di Fucecchio, campionato nazionale WISP di mezza maratona. Naturalmente distanza ufficiale 21 km 97 metri, e poi abbiamo già parlato di questa terza edizione del trofeo Vivi la Fratres. Ed ora immagini a Scandicci, eccoci qua con una edizione davvero di grande successo, di partecipazione e anche direi dal punto di vista tecnico per questa mezza maratona di Scandicci che si è corsa il 16 febbraio. Francesco Taddei, il presidente del Ponte, a lui il compito di dare questa introduzione, di portarci alla gara, a questo evento. Sì, buonasera a tutti. Siamo appunto qui a commentare la nostra 11ª edizione sul territorio di Scandicci. Bisogna dire che francamente anche quest'anno è stata un'edizione da record per noi, perché francamente abbiamo superato il numero degli iscritti dello scorso anno. La giornata è stata veramente bella perché abbiamo avuto un notevole coinvolgimento della cittadinanza, e questo diciamo anche aiutati dalla stagione che ci ha portato a far scendere sulle strade le famiglie con la carrozzina e il solito coinvolgimento appunto cittadino. Il ringraziamento nostro naturalmente, al di là dell'impegno della società che è stato notevole, quindi ringraziando tutti i nostri iscritti che sono stati impegnati sul territorio, che è molto difficile e non per nulla richiede un numero notevole di aiuti anche esterni, quindi ringrazio tutti i volontari che ci hanno dato mano e naturalmente tutti i nostri podisti del Ponte. La gara, devo dire, ha avuto un buon esito, una buona riuscita, non ci sono stati atleti di spicco, cioè che abbiano superato il record degli anni scorsi, comunque poi di tempi e di numeri ne parleremo più avanti, però diciamo è stata un'edizione bella, riuscita bene, e penso abbiamo avuto, come succede a volte, anche qualche piccola defaianza, ma insomma diciamo che
La gara nel complesso ci ha soddisfatto e ci ha reso, insomma, orgogliosi, perché l'impegno a organizzare gare dove si coinvolge la cittadinanza con quasi 1500 persone e 1000 atleti sul percorso d'agonisti, insomma, è a tenerli su un doppio giro, è un impegno non da poco conto. Quindi diciamo che la gara nel suo complesso si è svolta con caratteristiche e situazioni che non hanno creato disagi al podista, insomma. Quindi diciamo la nostra soddisfazione è questa, insomma, di essere riusciti a portare a termine un impegno che non è di poco conto, insomma, ecco, questo. Poi la giornata ha coinvolto naturalmente anche aspetti sociali, che ha comportato in piazza un coinvolgimento anche di varie altre forme di, diciamo, di, come si dice, di sociali, insomma, ecco. Storicamente ormai abbinata questa manifestazione all'associazione Libera, lotta contro le mafie, di cui tra l'altro abbiamo un esponente, adesso andiamo a parlarne. Diamo ancora qualche numero più dettagliato, qui vediamo i pacemaker, abbiamo visto Femia, 2500 coloro che hanno preso complessivamente parte a questa gara, superati i 1000 iscritti e per la prima volta appunto 900 ed oltre gli atleti classificati, quindi anche questo un piccolo record. L'anello presidiato dai volontari, come tu hai detto, del Ponte di Scandicci, poi gli abbinamenti con insomma, il supporto del Comune di Scandicci, dell'associazione della Social Party, Lions Club e l'associazione Libera, appunto, di cui andiamo a parlare, perché le maglie verdi e la legalità, insomma, hanno vestito gli atleti. Siamo con... Lavagnini, sono il vicepresidente del Ponte. Sì, infatti, come diceva Francesco, un altro motivo di orgoglio, oltre alla crescita dei partecipanti, è anche la crescita dell'importanza di questo binomio con Libera. Infatti noi, il motto della nostra corsa, della nostra mezza maratona, è di corsa contro le mafie. Libera, come sapete tutti, è un'associazione che combatte le mafie e lotta per il ripristino della legalità a tutti i livelli, quindi anche nello sport. Infatti il nostro pacco gara dei competitivi era formato da prodotti alimentari di Libera Terra, che sono prodotti che vengono coltivati sui terreni confiscati alle mafie, e per i non competitivi c'era la maglietta della legalità con il logo di Staino, con il logo di Libera. E quindi a noi, infatti, siamo orgogliosi, ci piace pensare che nei giorni successivi, insomma, la gente che ha mangiato questi prodotti abbia contribuito a combattere la mafia anche mangiando un piatto di pasta asciutta. E quindi diciamo che è un piccolo gesto che poi, moltiplicato per tutti quelli che siamo stati, è diventato un grande e bel gesto. Allora, con voi, con te, ci sono altri due collaboratori del Ponte, si presentano ognuno di loro e poi ci danno un quadro della loro specifica mansione, del loro specifico ruolo. Sì, buonasera a tutti, sono Isacco Collini, ho dato una mano a questa... Nonché atleta, anche di atletica e di podismo. Sì, nel tempo libero. Ormai nel tempo libero, ma insomma direi ormai... che sei modesto. Sì, diciamo che l'impegno organizzativo di quest'anno, forse ancora più degli anni scorsi, fa sì che per un periodo si abbandonano le scarpette, ecco. Ci mettiamo al PC, raccogliamo iscrizioni, rispondiamo a email, adesso poi con tutti i mezzi che ci sono, come Facebook per esempio, c'è molta interattività tra podisti e organizzatori, e quindi siamo contenti di essere al passo coi tempi. Abbiamo dovuto gestire per la prima volta appunto oltre 1000 iscrizioni, diamo tanti modi ai podisti per iscriversi, quindi a parte i negozi storici che voglio ringraziare come l'Isolotto dello Sport e Training Consultant di Fulvio Massini, anche appunto l'email, quindi fax, insomma
diamo la possibilità a tutti veramente di iscriversi nella maniera che loro ritengono più, più efficace. E, niente, il successo è stato grande, il tempo ci ha voluto bene, come ho comunicato appunto nel resoconto stampa, temperature veramente, la mattina ci siamo svegliati, noi di solito ci mettiamo il cappotto, esatto, l'abbiamo sfiorati, di solito si va la mattina alle 6 col cappotto convinti di un gran freddo, invece la sorpresa di essere già alle 6 del mattino a 12-13 gradi con la temperatura che poi è salita, insomma. Veramente una grande festa, poi l'arrivo in Piazza Matteotti è stato un susseguirsi, dai bambini, da questi ragazzi che festanti hanno fatto il loro chilometro e hanno corso per raggiungere l'agognata medaglia, ai camminatori non competitivi, ai walkers che erano con Milena Meglio e poi l'arrivo dei grandi top runners e poi via via a seguire due ore interminabili di arrivi sulla linea del traguardo. In effetti 775 gli uomini, 137 le donne classificate. Prima di entrare nel vivo tecnico della gara andiamo con la quarta collaboratrice del Ponte, in questo caso al femminile. Buonasera, sono Laura Labardi, sono iscritta da quest'anno alla Società del Ponte di Scandicci e devo dire che l'impressione è stata che la manifestazione è largamente riuscita, l'obiettivo è stato centrato. Secondo me anche merito di tutti i partecipanti che si sono adoperati, insomma, per far riuscire questa manifestazione. Già dalla settimana dei preparativi ho potuto constatare con i miei occhi la cooperazione, la collaborazione di tutti quanti i partecipanti. Sembrava di essere una catena di montaggio, chi preparava i pacchi, premi di partecipazione, chi preparava invece le iscrizioni dedicandosi più all'attività di computer eccetera per scrivere tutti i partecipanti, i richiedenti. Francamente sono rimasta meravigliata di questa, appunto, di questa collaborazione, ripeto. La mattina della gara siamo stati un po' precettati tutti, anche chi poteva correrla, abbiamo dovuto per forza darsi da fare sul percorso. Io ero alla partenza e sono rimasta meravigliata dalla quantità, dalla numerosità delle persone che partecipavano. Non mi sembra ci siano stati intoppi e sia andato tutto bene. Ringrazio anche per quello che mi è stato dato modo di vedere, ecco, in questa società, francamente, dell'amicizia, insomma, che si portano dentro. Grazie. Tra l'altro parlavamo prima appunto della mezza maratona di Lucca che comincia a muovere i suoi passi, in questo caso qui dopo 10 edizioni più l'undicesima di quest'anno siamo alla terza maratona in Toscana per numero di partecipanti dopo la mezza di Firenze e quella di Pisa, che come giustamente segnalavate anche in sede di comunicato stampa sono mezze maratone di una certa tradizione, di un altro tipo di storia, no Isacco? Sì, scopriamo oggi di avere una fortissima avversaria. Ascoltavo con interesse prima la presentazione della mezza maratona di Lucca che ha tutti i requisiti per spodestarci dal podio. Purtroppo vendere il prodotto Scandicci è un po' più difficile. Certo, ora con tutto il rispetto è più facile dire mezza maratona di Lucca che mezza maratona di Scandicci, perché dovrei andare comunque a correre a Scandicci invece? A parte che insomma, il periodo può consentire di partecipare a entrambi, le due date sono, certo, molto distanti. Senz'altro non ci questa diamo è una fastidio. Battuta insomma. E come appunto come il podismo ci insegna, si lotta per prima contro se stessi, quindi per migliorare se stessi. Noi abbiamo fatto più iscritti dell'anno scorso, più classificati dell'anno scorso, se Lucca ha le potenziali per fare meglio, buon per loro, insomma. Certo. Noi siamo comunque soddisfatti. Alla fine c'è, come dire, una certa rivalità fra le varie organizzazioni, ma siamo tutti poi nello stesso ambiente, tutti contenti dei successi reciproci, questo è chiaro. Francesco, vabbè, Presidente, voi ormai vi state caratterizzando, tra l'altro, per una maratona di forte impatto sociale, oltre a tutto il resto. No, vabbè, sicuramente l'impatto sociale, quello è importante. Io devo dire che, come ho detto più volte, anche così a battuta tra noi podisti, parlando di Lucca, Firenze, Prato, Pistoia, sono tutte maratone che hanno forse anche dei budget e delle disponibilità superiori alle nostre. Noi siamo, come ho sempre detto, una mezza maratona
di artigiani, perché siamo tutti noi podisti con i mezzi che riusciamo a trovare e a mettere in campo, a mettere su una maratona che francamente ha dei numeri. Ora, perché uno dice viene a Scandicci, francamente abbiamo noi ci mettiamo l'entusiasmo, il territorio è anche condizionato, come ho detto tantissime volte, da questa tranvia che ci limita, insomma, in tanti percorsi, insomma. Però avete trovato una chiave anche suggestiva, lo vediamo anche da queste immagini, insomma, non si va... No, vabbè, appunto, abbiamo tolto quello che era in origine, e anche ora qualcuno ce lo ricorda, il vecchio percorso che usciva... Il famoso salitone... Sì, però diciamo anche lì andavamo a toccare la parte industriale, invece in questo caso abbiamo un percorso cittadino che forse proprio perché è tutto all'interno della città, la gente lo vive, vede due volte passare le persone, quindi cioè, si dice che a volte il doppio giro è noioso, però secondo me coinvolge ancora di più la persona che è come spettatore sul territorio, e quindi se le vede due volte magari rimane lì a tifare, certo. Io va bene, al di là di poi essere sul finale a fare le premiazioni, sono molto sul percorso per seguire le problematiche proprio della strada. E quindi ora gli arrivi non li vedo, però ho sentito che di gente, anche noi quest'anno sull'arrivo, lungo il percorso, ce n'è stata che ha applaudito. Insomma, voglio dire, se si riesce a portare anche il cittadino sul territorio, sulla strada, al bordo della strada e fare il suo tifo, penso la gara... può essere non anche un percorso spettacolarissimo come può avere Firenze con tutti i suoi monumenti, però se c'è un coinvolgimento, un entusiasmo che si riesce a trasmettere, penso la gente forse è spinta a partecipare, o perché insomma, poi non scordiamo che anche noi cerchiamo di metterci del nostro con un bel ristoro finale, che visto se fino alla fine la gente insomma non si è risparmiata nel consumare. No, questa è una gara caratterizzata proprio dall'essere Scandicci, una comunità grande ma davvero importante. Giamali l'ha vinta con questo allungo nel finale, 1:10:58, era stato già terzo nel 2011, poi Hisham Midar del Fiorino, 1:11:10, e poi al terzo posto Alessandro Diano del Vitamina Running Club, che quindi ha fatto mettere un italiano sul podio, non accadeva da qualche anno, dopo appunto Caroni nel 2010 e terzo Bambi. Poi invece la gara femminile con la vittoria di Anna Spagnoli dell'Atletica Leggera Futura, 1:21:08. Francesco, sì. Maurizio, scusa. Sì, volevo aggiungere, comunque un motivo ce lo stiamo creando, perché intorno alla maglietta stiamo creando un piccolo movimento, ora non certo come la nostra concorrente vicina, Concorre la Vita, però c'è molta già ambizione a possederla. E poi volevo aggiungere un'altra cosa, visto che ci costa tanta energia, noi siamo molto attenti all'impatto ambientale della nostra corsa, quindi già da anni noi usiamo tutti i bicchieri, tutte le posate in Materbì, siamo attenti alla raccolta differenziata, facciamo un ristoro cercando di rispettare il chilometro zero più possibile, quindi stiamo veramente cercando di limitare il possibile l'impatto che una manifestazione di questa portata può, dal punto di vista ambientale, può portare sul territorio. Allora, queste le immagini che continuano fino a fermarsi, perché abbiamo l'intervista proprio per quanto dicevamo di Libera, poi le classifiche non abbiamo date nel dettaglio, ma insomma www.runners.it. Andiamo a sentire. Daniela Bartoli è la referente del presidio di Scandicci di Libera. Cos'è Libera e cosa ci fa alla maratona di Scandicci? Allora, Libera è... Alla mezza maratona, perché oggi ce l'ho con la maratona, non so perché. Mania di grandezza. Allora, Libera è un'associazione di associazioni nata nel 95 dal movimento venuto fuori dopo le stragi che ci sono state a Milano, a Roma e a Firenze, e che si propone di raccogliere tutto il fermento sociale contro... quindi contro le mafie, tutte le mafie, tutti i tipi di illegalità, e quindi è un'associazione che raccoglie tutte le associazioni che si occupano di questo ambito, ed è un'associazione potente, diciamo così, perché raccoglie tantissime persone che hanno portato delle proposte di legge in Parlamento e che tutti i giorni si impegnano nei banchini, nelle botteghe, nelle riunioni di presidio eccetera, per promuovere in tutte le parti d'Italia la lotta alla mafia. È fatta di tante parti, diciamo, e una parte importante è Libera Terra, che è oggi qui rappresentata, ed è quella la sezione che si occupa di
di creare delle cooperative che lavorino sui terreni confiscati per riconvertire, diciamo, all'economia legale. Oggi che ci facciamo qua? Ci facciamo perché questa mezza maratona, grazie al Comune di Scandicci, è intitolata proprio alla legalità e serve a sensibilizzare anche la popolazione a questo tema. E allora noi chiudiamo, dopo queste notizie interessanti, con le interviste, il parere dei secondi, con le quali ci salutiamo. Qui diamo intanto l'appuntamento per giovedì prossimo per Runners, poi le repliche su www.runners.it già a partire dal venerdì. Buonasera a tutti, il parere dei secondi, di Scandicci. Timothy Chaplin, bene, veramente contento, era molto caldo, cioè questa gara di solito si sente un gran freddo, ma quest'anno un caldo incredibile, anche umido, però mi ero prefissato di fare tra l'ora e 24 e l'ora e 25, ho fatto sotto l'ora e 24, quindi sono contento, regolare tutta la gara, bene, molto bene. Poi insomma è bello correre anche due giri perché rivedi le persone, anche quelli che vanno più piano, gli incroci ti incitano, insomma bello, sono contento. Adamo Brunetti, Atleti Asigna. Alessandro Giannelli, Atleti Asigna. Ovviamente. Diteci un po' di questa gara, le vostre opinioni. Ma allora, tecnicamente non sono un professionista, comunque è sempre stata una bella gara, tra l'altro per me questa qui è anche... Per me questa è anche la gara dove ho fatto il mio personale sulla mezza, quindi è sempre un piacere correre a Scandicci, poi insomma per noi signesi si corre quasi in casa. Per noi scandicciesi noi corriamo in casa, quindi, quindi non vorrei mai mancare a questa gara, l'ho mancata una volta sola veramente per gravi ragioni, io ci sono, ci sarò anche il prossimo anno. Sabrina Gargani, marciatore Mugello. Dici un po' come ha interpretato questa gara. Questa gara si dà sempre il massimo perché è in pianura, rispetto al Mugello, però l'accoglienza è fantastica, il tempo ci ha voluto bene, perché è perfetto. Rossi Francesca, la società è Libera. Dici un po' della tua gara. È stata una gara faticosissima, soprattutto per me, perché non ero in ottima forma fisica, raffreddore e tosse, ma avevo un cavallo che mi ha portata fino in fondo a 1,37 raggiungendo il 19° posto assoluta femminile. Quindi per me è una grande vittoria, soprattutto nella città di Scandicci, perché comunque è la mia città. Sono Caterina Deiana della società Atletica Maiano e niente, corro perché mi piace, perché è un bellissimo sport e poi soprattutto perché c'è tanta amicizia e solidarietà e insomma è bello. E poi questa è una bellissima manifestazione organizzata benissimo, il percorso è veramente meraviglioso, non la conoscevo, è la prima volta che la faccio e sono veramente contenta di aver partecipato. Nome, cognome e società. Sono Veronica Birri, società EGS Maiano. La gara è andata bene, ho fatto il personale 1,44, avevo un po' di rabbia da sfogare, è andata bene, organizzata bene, i rifornimenti, strada piana e tempo perfetto, che dire, da rifare anche un altro anno. Lorenzo Pazzelli della Stanca di Quarrata. No, la gara è stata molto tranquilla e abbiamo cercato di ricompattare il gruppo, alla fine ci siamo abbastanza riusciti e siamo riusciti a rispettare il tempo orario.